Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 23 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Luna protagonista tra alti e bassi. Protagonista la Luna quest'oggi, corroborata dal trigono rassicurante di Saturno in Pesci accompagnato da Nettuno. Qualche conflitto in cielo tuttavia non si può ignorare, tra il dio dei mari e Marte per esempio, che cozzano l'uno contro l'altro impietosamente, l'azione costruttiva contro la fantasia, mentre Giove opposto alla bianca signora è in quadratura con Venere imperiosa, nel punto più alto del cielo reclama la sua parte di attenzioni e complimenti. Che il partner lo tenga presente, altrimenti anche senza dir nulla lo schiaffeggerete con un cambio d'umore che non passerà inosservato neppure agli amici. Quanto ai vostri figli siete e vi mantenete draconiani, anche in vacanza con voi si fila diritto, prima i compiti e poi le uscite, poco vi importa se la loro cricca si comporta diversamente con il placette dei loro genitori. Voi vi sentite responsabili della vostra progenie e vi aspettate, o meglio pretendete che segua le vostre direttive, indubbiamente buone e giuste ma talvolta così pesanti da sostenere. Le amiche contribuiscono al malessere generale soprattutto quelle pettegole in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione, l'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Oggi, le persone non sempre ti capiranno. Evita inutili discussioni. Fai le cose con calma. Rimanda a un giorno più opportuno le decisioni importanti. Una persona più giovane sarà affascinata da te. Un bimbo ti farà sorridere. Affronta gli ostacoli direttamente. Non fuggire davanti alle difficoltà. Il rancore è un veleno che mina la base forze ed energie. Se sperate in un cambiamento radicale della vostra vita non vi resta altro che procedere a un perdono di cuore a tutte, nessuno esclusa, le persone che vi hanno fatto del male. Meglio garantirsi il poco che aspirare a grandi cose ma non ottenerle. Siate concreti e sappiate mettere a segno i piccoli colpi quotidiani che costruiscono il vostro futuro. Sgombrate il campo da dubbi e fate in modo che non sorgano malintesi con le persone a voi più care. Ricordate che anche le rocce più dure possono essere scavate. Con il favore della Luna sarete più veloci e concreti, favoriti i colloqui di lavoro o con i propri superiori per avanzamenti di carriera. Buon dialogo con amiche e parenti. Vi trovate a un bivio, non aspettate ancora a decidere. Potrebbe essere troppo tardi. Oggi potreste sentire il distacco di amici e partner nei vostri confronti, vivete infatti un periodo non certo brillante. In serata i single però potranno godersi eventi particolarmente effervescenti. Un'amicizia ingombrante vi darà filo da torcere, se non siete capaci di respingere ogni attacco, almeno cercate di difendervi dai pettegolezzi che fa sul vostro conto. Il vostro carattere riservato, arguto, spesso che non vuole apparire troppo, trova oggi i canali giusti per esprimersi. La Luna, pianeta di equilibrio psichico e benessere, ospitata nel vostro segno, costituisce un elemento stabilizzatore da un punto di vista emotivo e nei rapporti familiari e interpersonali. La vostra forma mentale appare ottima, come decreta Mercurio, pianeta dell'intelligenza, in transito felice nel segno amico della Vergine. Luna protagonista nel vostro segno, rafforzata dal sestile di Marte e dal doppio trigono di Saturno e Nettuno, perciò l'opposizione di Giove che la contraria non vi fa né caldo, né freddo, tanto meno la quadratura di Venere fascinosa allo zenith. Al partner l'anello l'avete messo al naso e ora lo trascinate qua e là a vostro piacere, attirandolo col vostro charme ma attenti, anche lui non è da buttare. E anche se non ne siete consapevoli subite da parte sua la stessa attrazione che voi esercitate nei suoi confronti. Saturno e Nettuno parlano di legami stabili, tuttavia la testardaggine dei vostri figli e il loro carattere chiuso vi preoccupano un po', soprattutto per via di Marte nel settore delle amicizie causa di tensioni e critiche urticanti, chi parla avrà le sue buone ragioni.
amore ed eros. Il partner vi adora ma voi, eterni insoddisfatti, vi aspettate di più e non perdete occasione per farglielo capire. Vita difficile per i cuori solitari, innamorati di qualcuno già occupato altrove. Se avete figli nell'età difficile le loro amicizie vi preoccupano, ragazzi troppo grintosi e liberi, in grado di trascinarli. Anche da separati lanciate un sos all'altro genitori, accorrerà. Lavoro e denaro? Nulla da ridire sul piano occupazione, avete idee brillanti e tutte le risorse per metterle in pratica una ad una facendole fruttare. Benone gli affari gestiti con maestria, l'interlocutore è il classico pezzo di pane che invece di fare i propri interessi finisce per dar vele tutte vinte. Animosità e un filo di invidia da parte dei colleghi, la collaborazione da queste parti non si sa nemmeno cosa sia. Benessere. Sani e belli, le vacanze vi hanno fatto un gran bene e se siete ancora lì a scialarvela continuerete a trarne grandi benefici. Ricettivi. Dagli altri ottenete energia positiva, al mare state particolarmente bene, acqua su acqua la formula vincente. Riguardo al vostro aspetto però non siate troppo ambiziosi, in estate lo spirito sportivo sta bene a tutti, perfino a Circi e Don Giovanni come voi. Per lei, Barbie la reginetta del ballo o Cenerentola che perde la scarpetta? Con quale delle due vi identifichiate poco importa. Ciò che conta è che c'è già un principe innamoratissimo di voi e pronto a dichiararsi. E non è detto che sia uno solo, potrebbero essere anche una schiera. Per lui, dalla vita volete il meglio, una mela non vi basta, ne chiedete un cesto o addirittura un albero, come dicevano i latini, melius abundare cam deficere. Colore delle emozioni, rosa pesca. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.